Un posto al sole, trame al 2:12, Marika e Clara e Alberto al bar e c'è un incidente. Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Durante gli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo fino a venerdì 2 dicembre ci saranno importanti colpi di scena per i protagonisti della soap partenopea. A tal proposito, le anticipazioni rivelano che Clara convincerà Alberto ad andare a pranzo con Marika al Caffè Vulcano. L'amica di Curcio farà un regalo al piccolo Federico e si tratterà di un giocattolo contraffatto che causerà un incidente e, pertanto, l'avvocato si batterà contro l'azienda che ha fabbricato l'oggetto. Al momento, non è chiaro se Palladini minaccerà soltanto verbalmente o se intraprenderà un'azione legale. Alberto non ha mai fatto mistero di provare un'antipatia per Marika, l'amica di Clara. Secondo l'avvocato Palladini, sarebbe poco istruita e non sarebbe una donna fine di classe. Nonostante tutto, nelle recenti puntate di Un posto al sole, la mamma di Federico ha tentato in ogni modo di fare andare d'accordo il papà di suo figlio e la sua amica. Nelle puntate della soap partenopea, che andranno in onda fino al 2 dicembre, Clara convincerà Alberto a pranzare con Marika al Caffè Vulcano. Nel momento in cui Marika arriverà nel locale di Silvia Graziani, per fare un pranzo insieme alla coppia di amici, accadrà un imprevisto. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che verranno trasmesse fino a venerdì 2 dicembre, rivelano che l'amica di Clara farà un regalo al piccolo Federico. Al momento, non è trapelato nessun dettaglio su quale tipo di giocattolo deciderà di donare la donna al bambino. L'unica cosa certa, attualmente, è che a Caffè Vulcano ci sarà un incidente causato dal gioco. Purtroppo, non è stata chiarita la dinamica di quanto accadrà nel bar di Napoli. Pertanto, al momento, non è chiaro se verrà direttamente coinvolto Federico nell'incidente o se anche i genitori e Marika possano essere a rischio. Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che Alberto, una volta scampato il pericolo, prenderà una decisione. Le indiscrezioni trapelate in rete annunciano che l'avvocato Palladini deciderà di minacciare i responsabili della fabbricazione e distribuzione di tutti i giocattoli contraffatti. Al momento, però, non è chiaro se il compagno di Clara deciderà di agire solo verbalmente o se inizierà un'azione legale contro chi ha prodotto il gioco pericoloso. Inoltre, durante la settimana, verranno trattate anche le vicende di Marina e Roberto, che tenteranno di ricominciare da capo, dopo il sequestro di Giordano, ai danni dell'imprenditrice. Nei prossimi episodi della soap partenopea, Ferri scoprirà che la sua compagna ha subito una violenza da Fabrizio Rosato. Nico, invece, sarà alle prese con il losco piano di Manlio Picardi, intenzionato a sbarazzarsi di Lello Valsano. Oggi cercherà i soldi necessari per assoldare qualcuno ed eliminare il boss del clan Argento. Mais sus, tot mais sus, sus, mais sus, sus.